Dunque un'altra aggressione ai giornalisti durante una manifestazione di Novax e no Green Pass dopo le minacce ricevute tra gli altri dall'inviato Mediaset Enrico Fedocci e Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, è stata la volta, è toccato a Selvaggia Lucarelli che realizzava un reportage per il quotidiano Domani. Colpevole evidentemente di aver fatto domande. Qualcuno dice colpevole di essersela andata a cercare. Ricordiamo per chi ancora forse non l'abbia capito che è il mestiere del giornalista andare a fare domande. Si tratta semplicemente di fare il proprio lavoro. Il lavoro del giornalista è sostanzialmente questo: fare domande anche scomode, trovarsi in luoghi dove si possono anche correre dei rischi. Queste sono alcune delle immagini vi mostriamo, anzi, mentre vi raccontiamo quanto accaduto, appunto parte dell'integrale della registrazione di Selvaggio Lucarelli che è andata, insomma, a fare questo reportage con mascherina in mezzo ai manifestanti al Circo Massimo di Roma. Dicevo, è il mestiere del giornalista, non è questione di andarsene a cercare, fare domande anche scomode, trovarsi in luoghi dove si possono correre dei rischi, altrimenti, per intenderci, non esisterebbero gli inviati di guerra, per fare un esempio banale. Colpevoli di trovarsi lì, dove si trovano i Novax, dove si trovano coloro i quali sono contro il Green Pass. Beh, partiamo con un concetto abbastanza chiave e evidente, dato che abbiamo assistito proprio a persone che sono rivolte nei confronti di Selvaggia Lucarelli, ma anche nei confronti degli altri due colleghi che ho citato poco fa. Avevano gli stessi diritti di trovarsi lì al Circo Massimo, anzi è inquietante che non ci fossero le forze dell'ordine in qualche modo a garantire che i toni e gli atteggiamenti fossero comunque regolati, dato che sappiamo come Selvaggia Lucarelli abbia ricevuto anche una testata nei confronti del cellulare che stava utilizzando per fare il suo reportage per Domani. Dunque, colpevole di essere lì assieme ai manifestanti, colpevole anche di aver fatto domande, ed è particolare questo aspetto perché forse vi sarete, anzi senz'altro, vi sarete imbattuti anche su quelle che sono le argomentazioni di chi si autocelebra come persona contrario ai vaccini e contrario ai Green Pass, perché si autoproclamano, perché insomma si sostengono di essere al di sopra dell'opinione pubblica, perché dicono noi ci facciamo domande più degli altri, noi esercitiamo il dubbio su quello che ci viene proposto a livello di vaccino e su quello che ci viene raccontato attraverso i media e attraverso i giornali. E allora però bisogna mettersi d'accordo. Perché chi è contro il vaccino e chi è contro il Green Pass possono esporre le loro domande ed è legittimo e i giornalisti invece non possono farlo. C'è un piccolo conflitto di coerenza, se vogliamo. Insomma, quindi c'è chi può fare domande, come vedete anche dal nostro titolo, e c'è chi evidentemente non può farle. Questo stando alle uscite, a quanto è stato detto appunto durante la manifestazione al Circo Massimo. La persona che peraltro vedete inquadrato forse è stata la persona più, diciamo, educata e che si è rivolta appunto a Selvaggia Lucarelli. E non tiriamo fuori per favore la vecchia storia, no, ma ci sono domande e domande. No, perché se vi ricordate, se ci fate caso, molte delle domande che arrivano e che sono arrivate in passato da chi è contro il vaccino non è che siano state particolarmente brillanti. Vedi il famoso 5G che dovrebbe svilupparsi nel nostro organismo una volta fatto il vaccino. Non siamo qui a dare consigli, non siamo qui a dare come dire, a fare i bacchettoni, però, dato che si parla di domande, ci teniamo a fare un piccolo invito a chi è contro il vaccino e che soprattutto rispondono a chi risponde con la violenza a domande a cui non sono neanche in grado di rispondere, evidentemente. Queste domande che voi stessi dite di porre e che vi fa sentire in qualche modo migliore degli altri perché esercitate il dubbio laddove altri non lo esercitano. Iniziate a porvele, sarebbe opportuno iniziare a porsi queste domande anche e soprattutto sulle argomentazioni che voi stessi, che i Novax e i No Green Pass stessi portano avanti per,
così perorare la propria causa. Vogliamo fare degli esempi? Facciamoli, perché no? Ad esempio, chiedetevi perché l'Irlanda, dato che è uno dei paesi più maggiormente riportati anche da chi inevitabilmente si pone come fenomeno da tastiera o leone da tastiera, o semplicemente anche chi si fa delle domande legittime, perché in Irlanda, con un'oscillazione di vaccinati attorno al 90%, sta registrando nuovi casi? La risposta potrebbe sorprendervi, perché neanche venerdì, anzi venerdì, tra venerdì e sabato, le persone in ospedale in Irlanda erano 244, 54 in terapia intensiva, numeri ben più bassi rispetto a quelli visti a gennaio, 1800 persone e più di 200 in terapia intensiva. Sono numeri ancora che non sono considerati allarmanti, ma è una progressione che mette nelle condizioni il governo di Dublino di dire: cosa facciamo? Rischiamo di trovarci con gli ospedali pieni a Natale? Cerchiamo di prendere qualche provvedimento adesso, anche in virtù del fatto che 1 milione di persone è ancora non vaccinato in Irlanda, perché in Irlanda, insomma, sono 5 milioni le persone, la popolazione di 5 milioni di persone, e ovviamente, insomma, non ci sono solamente quelli che non vogliono vaccinarci, ci sono anche quelli che non possono, vedi i bambini e magari persone che hanno determinate patologie. Qualcuno scrive che l'Irlanda è in lockdown. L'Irlanda non è in lockdown. L'Irlanda ha preso delle iniziative, insomma, ha stabilito determinate restrizioni che rappresentano e che si possono raccontare così: ristoranti, pub e discoteche chiudono a mezzanotte, cinema e teatri avranno un ingresso, si potrà entrare solo con il Green Pass, prima non era previsto. Il Green Pass invece non è previsto ancora per i parrucchieri e per le palestre, per fare degli esempi. Chiusura a mezzanotte per un paese dove si sa, culturalmente c'è una tradizione in cui si cena alle 6, si cena presto, si diventa buio, buio, buio presto, quindi insomma non dico che siano restrizioni all'acqua di rose, ma non si può parlare di lockdown, si può parlare di determinate restrizioni che sicuramente non fa dell'Irlanda un paese libero, no? La popolazione è libera di poter girare e fare quello che si vuole, ma non sono neanche restrizioni così, così pesanti. Questo è un perché che andrebbe posto prima di dire: ma in Irlanda le cose stanno andando in un determinato modo. Un altro esempio è Gibilterra, che fa sorridere perché sono 30.000 persone a Gibilterra. Chiedetevi perché i contagi stanno salendo a Gibilterra, nonostante siano tutti vaccinati, perché ebbene sì, a Gibilterra c'è un 100% di persone vaccinate. Innanzitutto perché il vaccino non garantisce il 100% della protezione, questo è stato ripetuto più e più volte. Ci sono quindi comunque dei casi di contagio, e segnatevi questo aspetto perché ci torniamo tra poco. 84 contagi in questi giorni su 30.000 e oltre. Per 8 mesi non ci sono state vittime, non ci sono stati morti da febbraio a ottobre a Gibilterra. Ma soprattutto coloro i quali scrivono che Gibilterra ha annullato il Natale, non celebrerà il Natale, Natale in lockdown, è un'altra bufala grossa su cui peraltro si sono imbattuti anche diversi colleghi, insomma, di un certo valore, di un certo prestigio. Cito Nicola Porro, cito altri personaggi, altri giornalisti che, insomma, si sono esposti scrivendo Gibilterra festeggerà il Natale in lockdown. No, basta andare a leggersi il Gibraltar Chronicle, che è il quotidiano ufficiale di Gibilterra, che spiega come il governo abbia deciso di non celebrare ufficialmente il Natale con eventi pubblici all'aperto, dove si prevedono possibili assembramenti. Non ci sono misure restrittive, è stato semplicemente consigliato alla popolazione di non esagerare con le feste di fine anno, ma insomma, se volessimo organizzare, diciamo così, una festa a Gibilterra, potremmo in casa, siamo comunque in grado di poterlo fare, insomma, ovviamente a patto che abbiamo i documenti in regola. Perché in Germania il Covid è così sviluppato? In Germania il Covid si sta sviluppando perché più di una persona su tre non è vaccinata. In Sassonia e in Baviera sono vaccinati al di sotto del 60%, e è interessante notare come il 50% dei Novax
abbia votato alle elezioni, alle ultime elezioni, insomma, sia un seguace dell'estrema destra, del partito che sta sicuramente facendo parlare di sé, quindi c'è inevitabilmente un legame, insomma, tra chi è contro il vaccino e chi appunto sostiene l'estrema destra in Germania. Perché in Olanda è tornato il lockdown con ristoranti e bar chiusi alle 20, cinema solo per vaccinati e grandi eventi annullati. Bisogna sapere che a giugno, chiuso il precedente lockdown, c'è stata una forte attività di comunicazione da parte del governo. In particolare, il ministro della giustizia canticchiava davanti al pubblico: addio mascherina, finisci così nell'immondizia. E ne sono stati dati, è stato dato il via libera a festival, concerti, stadi gremiti, nonostante un 30% di non vaccinati. È esattamente l'opposto di quello che è successo in Italia. Noi ci auguriamo che le misure italiane possano contenere i contagi, che pure sono in crescita, e che possano mantenersi tali da non mettere sotto pressione appunto le terapie intensive e gli ospedali. Ma da questo punto di vista la comunicazione del governo italiano è stato molto più moderato e molto più, come dire, meno entusiasta rispetto all'Olanda, e l'Olanda adesso si trova con dei scontri ben superiori, ben più gravi di quelli che osserviamo durante il reportage di Selvaggia Lucarelli. Qualcuno potrebbe citare anche il Belgio, dove ci sono stati altrettanti scontri altrettanto violenti nel weekend. Il Belgio è un paese federale, è un paese federale, abbiamo le Fiandre, abbiamo la regione di Bruxelles Capital e Vallonia. E qui la gestione è presa in maniera diversa. Basti pensare che nelle Fiandre la mascherina chiusa non era obbligatoria. Non era obbligatoria la mascherina al chiuso, e questo spiega, per dire, insomma, in maniera piuttosto importante, il motivo per cui adesso c'è questa nuova fase forte di contagi. Insomma, al supermercato non le indossano neanche le cassiere, il trasporto pubblico, che è un altro aspetto molto, molto importante. Infine, prima vi ho detto, ricordiamoci l'esempio di Gibilterra, perché è interessante notare quanto i numeri possano avere un valore nel contesto in cui li andiamo ad analizzare. Ci sono tanti sostenitori che vanno contro i vaccini e contro il Green Pass, che dicono: come mai i morti in Italia sono 385 nell'ultima tornata, insomma, andando ad aggiornare gli ultimi dati, e sono 444 i morti vaccinati? Quindi i morti vaccinati superano quelli non vaccinati, insomma, se andiamo a vedere gli ultimi dati. E la motivazione è semplice, cioè questa è un'altra domanda che ci si può porre, perché i non vaccinati sono 7,86 milioni. 7,86 milioni di non vaccinati in Italia, 385 morti. I vaccinati invece con due dosi sono 43 milioni. 43 milioni e 444 morti vaccinati. Ecco perché, attraverso un calcolo matematico, si capisce perché, nonostante siano maggiori. Questo è il paradosso Simpson, espresso in più di un'occasione anche in diverse testate, insomma, anche in diversi approfondimenti. La mortalità, che è 9 volte più alta tra i non vaccinati, si spiega esattamente in questo modo: 65 ogni 100.000 tra i Novax è la mortalità, 7 per 100.000 per i vaccinati. E questo spiega perché a Gibilterra, dove tutti sono vaccinati, ci sono comunque ancora dei casi di contagio, dei contagi lievi, dato che per 8 mesi non è morto nessuno, per loro fortuna. Un discorso che abbiamo iniziato con le immagini di Selvaggia Lucarelli, che è stata aggredita ancora una volta dai Novax, volevamo dire la nostra, e lo abbiamo fatto in questo spazio di Instant Focus. Noi adesso ci fermiamo e torniamo, dopo il break, riassumendo un po' la giornata sui mercati con David Pascucci.